Allora, siamo qui a presentare la mia ricerca sul Sifilicamo di Terni e trattasi di una ricerca inedita dove sono andato a ricostruire le vicende del Sifilicamo, che fu un reparto speciale che trovò posto per 24 anni all'interno dell'ospedale civile di Terni, non appena l'Unità d'Italia, quindi tra il 1861 e il 1884. È una pagina inedita nel senso che a Terni nessuno ancora, nonostante fossero passati molti anni, nessuno ancora aveva mai affrontato questa pagina. E quali sono le ragioni? E al tempo queste erano appunto delle strutture dove venivano ricoverate prostitute sifilitiche e malate di altre malattie venere, e per effetto del regolamento Cavour nel 1861, che legalizzò la prostituzione rendendola, diciamo, un affare di Stato, e nelle maggiori città italiane trovarono posto questi reparti, perché la prostituta era sottoposta a delle visite settimanali obbligatorie. Laddove venivano trovate affette da una qualche forma, venivano rinchiuse in questi ospedali, dove in teoria rimanevano fino a venuta guarigione, ma nella realtà, come è appunto successo nell'ospedale di Terni, potevano rimanere rinchiuse lì anche per qualche anno. È una pagina drammatica, una pagina triste, non è stata mai raccontata non per un piano prestabilito, bensì perché al tempo, come oggi c'è la pandemia da Covid, al tempo una delle pandemie era la sifilide e la prostituta veniva appunto indicata come l'untrice della situazione. E quindi che le prostitute venissero rinchiuse in queste strutture stava nello stato delle cose. E quindi ecco, la città accolse questa pagina con indifferenza, nonostante, potete capire, 24 anni di ospedale e di reparto speciale all'ospedale, e per certi periodi ci furono ricoverati addirittura 190 pazienti insieme. Quindi capite che è qualcosa che ha avuto anche un effetto sul tessuto sociale della città. E a distanza di tanto tempo, come dicevo, appunto siamo nel 2021, c'è chiaramente una percezione completamente diversa della donna, della meretrice, della società e dei diritti, cioè della parità fra uomo e donna. Quindi al giorno d'oggi questa che oggi può apparire appunto come una storia drammatica, al tempo purtroppo veniva vista un po' come la normalità. E è uno studio che è stato nato per caso e ne ho parlato con la BCT, trovando da subito l'entusiasmo della responsabile Franca Nessa, di tutti i responsabili della Sala Farini, un po' di tutta la BCT che mi ha supportato fin dall'inizio. E spero che sia, chiaramente non è una lettura, è una lettura triste e quindi non può esattamente dirsi una lettura piacevole, però ecco, la storia è fatta di pagine belle e di pagine brutte. Questa è una pagina brutta, insieme alla BCT abbiamo ritenuto che fosse opportuno raccontarla, se non altro a distanza di tanto tempo, per prendere noi cittadini ternani oggi le distanze da quello che è successo all'epoca.